Buongiorno amici e amiche di Volon Bright, siamo qua al Museo di Arte Urbana di Torino dove si è tenuta la prima giornata del MAU for All. Come nascono i racconti d'arte del progetto MAU for All? Sì, dunque i racconti d'arte sono diciamo delle invenzioni, diciamo così, invenzioni tipo narrativo che traggono la loro suggestione direttamente da ciò che l'opera vuole esprimere, un po' anche dal percorso dell'artista e un po' anche dalla fantasia che mi riguarda. Diciamo, io sono stata contattata dal MAU perché da moltissimi anni, da sempre, mi occupo di teatro e di recitazione, di laboratori teatrali, di far lavorare la fantasia, e ho cercato di mettere insieme ciò che l'opera esprime e ciò che io invece come persona recepisco. Per fare questo però mi sono fatta anche aiutare da appunto persone che sono state graziate dal senso della vista, e ho cercato appunto di modificare tutte quelle cose che io davo per scontate che invece scontate non sono. Com'è stata l'esperienza dei racconti del MAU for All? È stata bellissima perché praticamente è come se io fossi entrato direttamente nell'opera. È stato veramente interessante, la prima volta che fruisco di una descrizione del genere. Di solito ho sempre le volte utilizzato opere magari tattili in cui ho potuto sentire con le mani quello che l'opera voleva, non so, rappresentare. Ma stavolta l'essere stato coinvolto attraverso un'attrice che me l'ha proprio raccontata come evidentemente l'artista l'ha voluta rappresentare, per me è stata un'emozione fortissima. Com'è stata l'esperienza dei racconti d'arte? Ma l'esperienza, parlo a nome dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, quale io rappresento in qualità di consulente per la cultura, è stata personalmente, in qualità proprio anche di persona ipovedente, inclusiva, nel senso che la descrizione fornita dalla persona che ha curato questo aspetto è stata rilevante per noi, in quanto ci ha permesso di conoscere e immaginare un'opera che ovviamente è prettamente visiva, sia dal punto di vista della sua concreta realizzazione, e sia per quanto riguarda anche la storia, insomma, di quest'opera legata anche all'artista. Quindi un percorso veramente inclusivo di un museo che nasce ovviamente come approccio visivo, ma che per noi, grazie alla collaborazione, insomma, di chi lo dirige, ci sta consentendo una inclusione che spero possa proseguire nel tempo.